La quinta contrada a entrare in campo è la contrada di... Rieccoci al corteo storico di Mortara e stiamo vedendo entrare nella piazza dove si svolge il palio tutte le contrade della città. Finora ne abbiamo viste quattro, ovvero la Torre, le Braide, Sant'Albino e il Dosso. La prossima contrada, quella che appunto sta entrando in questo momento in piazza, è invece quella di San Dionigi. San Dionigi è stata fondata nel 1971 e quindi praticamente rappresenta una contrada che si è aggiunta alle primissime che erano state create e che hanno partecipato al primo palio nel 1970, quindi si è aggiunta in pratica l'anno successivo. Prende il nome dalla chiesa omonima, quella appunto di San Dionigi, che attualmente è inagibile e che è adiacente alla Basilica di San Lorenzo, che è la chiesa principale di Mortara. Il nome venne addirittura scelto con un referendum dagli abitanti del rione, che appunto avevano scelto di organizzare una contrada del tutto nuova, perché appunto volevano essere rappresentati in maniera diversa in gioco. I colori di San Dionigi sono il rosso e il blu, che sono il simbolo della carica di vescovo che abbiamo appena visto passare e del martirio di Dionigi di Corinto, che è il santo appunto a cui è intitolata la contrada. La corporazione è quella dei panettieri e sullo stemma invece vi è l'immagine stilizzata di un grifone. San Dionigi ha vinto il palio tre volte. La prima è stata una vittoria storica perché è avvenuta proprio nell'anno di esordio di questa contrada, nel 1971. Successivamente c'è stato invece un vuoto di oltre 30 anni in cui appunto la contrada non ha mai più vinto, fino ad arrivare al 2004 al 2005 con una doppietta, quindi due anni consecutivi. Quindi l'ultima vittoria di San Dionigi è del 2005. Vediamo adesso entrare la contrada del Moro. Questa è una delle contrade storiche perché è presente al palio fin dal 1970. Il nome deriva naturalmente dall'appellativo che era stato dato a Ludovico Maria Sforza, il duca di Milano e signore di Mortara, che appunto è Ludovico il Moro ed è il personaggio a cui poi si ispira il palio. Abbiamo detto all'inizio che il palio raffigura un po', il palio di Mortara raffigura i giochi che venivano organizzati durante le battute di caccia per la moglie di Ludovico il Moro, ovvero Beatrice d'Este. Quindi è a lui che è intitolato il palio, è appunto Ludovico il Moro che abbiamo visto anche nel corteo storico ed è quello che conclude appunto la sfilata. Ecco Edoardo Ambrosi e Rebecca Caravella. Il Moro è legato alla corporazione dei cacciatori e i colori sono il verde e il giallo. Sullo stemma inoltre c'è il profilo del Moro appunto e tra l'altro nella città di Mortara è l'unica contrada che ha questo onore di avere l'effigie del Moro appunto sul proprio stemma. E poi sono rappresentati sempre sullo stemma anche arco, frecce e il cane da caccia che chiaramente erano fondamentali per i cacciatori che sono appunto coloro che vengono rappresentati da questa contrada. Per quanto riguarda le vittorie al palio, la contrada del Moro ne ha ottenute 5 nel 1982, nel 95, nel 2003 e poi due vittorie consecutive nel 2006 e nel 2007. Adesso sta per entrare l'ultima contrada rimasta delle 7 partecipanti. E secondo la tradizione, così come capita spesso in tanti cortei storici, l'ultima contrada nella sfilata è quella che ha vinto l'ultimo palio.
In questo caso si tratta di San Cassiano, che tra l'altro, oltre ad aver vinto l'ultimo palio, quindi quello del 2000 del 2011, quello di quest'anno, ha vinto per ben 15 volte ed è quindi la contrada che ha ottenuto il maggior numero di vittorie. Quindi ripetiamo, 15 volte, 15 pali, e addirittura negli anni 70 aveva conquistato due oche d'oro, che sono quelle appunto che abbiamo visto già all'inizio e che abbiamo appena visto passare. Queste oche d'oro sono un premio che veniva riservato fino al 1976 alla contrada che si aggiudicava per tre volte di fila il palio, e appunto è successo a San Cassiano. Lo stemma è costituito da uno scudo diviso in quattro parti. Nella prima e nella quarta c'è il colore verde con l'oca d'oro. Nel secondo e nel terzo quarto c'è invece il colore bianco e il colore verde. Sotto lo scudo c'è poi il cartiglio che ha il motto "Per aspera ad astra". E dietro lo scudo ed il cartiglio ci sono quattro alabarde incrociate. Sotto il cartiglio ci sono poi le lettere S e C di colore verde. La contrada prende il nome da chiaramente San Cassiano ed è una contrada centrale nella città di Mortara. Rappresenta la corporazione dei vignaioli e appunto durante il corteo reca dei cesti, delle gerle d'uva. I colori sono il verde e il bianco. Vediamo adesso entrare l'ultima parte del corteo, che è appunto la corte di Ludovico il Moro. Tutta la corte poi si siede sulle gradinate, sui posti riservati appunto a questa parte di corteo. Come vedete, l'ingresso è solenne ed ecco giungere i personaggi della corte, dove spicca tra tutti proprio Ludovico il Moro. E dietro questi personaggi vediamo comparire il palio 2011. Il palio è, come praticamente in tutti i pali d'Italia, costituito da un drappo che viene poi dipinto da degli artisti locali. Intanto possiamo dare qualche indicazione sul palio, che noi non vedremo in questo caso, noi ci limitiamo al corteo e a poi la parte spettacolare di questo corteo. Come vedete, gli sbandieratori accolgono Ludovico il Moro agitando le bandiere, e dicevamo appunto il palio è il palio del gioco dell'oca. Si svolge proprio come un vero gioco dell'oca, quello che conosciamo tutti, dove però i giocatori sono dei personaggi in carne ed ossa, sono delle damigelle in questo caso, ognuna legata ad una contrada. E i punteggi vengono determinati con il tiro con l'arco. Ogni contrada ha un suo arciere, li vedete, li potete intravedere in fila proprio al centro dello schermo, pronti appunto a tirare con il proprio arco le frecce sui bersagli. I bersagli hanno un determinato punteggio e appunto a seconda di questo le contrade, ciascuna al proprio turno, possono andare avanti di un tot numero di caselle a seconda del punteggio che ottengono. Ecco che intanto il palio fa il giro del tabellone di tutte le caselle fino ad arrivare alla casella 63, che è l'ultima
Per potersi aggiudicare il palio, le contrade devono appunto arrivare alla casella 63 con un numero preciso di tiri. Quindi non si può superare la casella, bisogna arrivare esattamente alla casella 63. All'interno, poi, come nel classico gioco dell'oca, ci sono una serie di penalità o di caselle speciali che danno magari dei punti in più, si può andare avanti, si può tornare indietro, si sta fermi un turno, eccetera. Quindi è molto, molto caratteristico. E poi ci sono una serie di regole per cui una contrada può sfidare un'altra, sempre tramite il tiro con l'arco. Insomma, è molto spettacolare come palio. Ecco che intanto si posiziona, ripetiamo il palio, e come vedete in fondo ci sono le damigelle che rappresentano le varie contrade. Ognuna di loro si posizionerà in realtà su una casella diversa, non partono tutte dalla prima, perché c'è un prepalio che si svolge appunto prima del palio, con il quale si determina appunto la casella di partenza di ciascuna contrada a seconda dell'ordine di arrivo. Quindi chiaramente la prima contrada partirà più avvantaggiata, partirà da una casella più avanzata rispetto alle altre contrade, e così via fino appunto ad arrivare all'ultima contrada, che partirà dalla prima casella. Però tutto può succedere poi nel corso della manifestazione, nel corso del palio, per cui può succedere di tutto in questo caso. Le contrade più che magari sembrano più spacciate poi potrebbero in realtà andare più avanti. I signori di Toscana, Piero dei Medici e la sua meravigliosa consorte, grazie. Intanto si sta preparando il tutto, ci sono le indicazioni, vengono fatte le ultime presentazioni per spiegare di che cosa si tratta, che cosa si vedrà in questo palio, perché c'è chiaramente gente che non l'ha mai vissuto, che non ha mai visto in prima persona questo palio, e quindi c'è bisogno di ricordarlo. Di ricordare almeno le regole, di far capire un po' che cosa succede. Tra poco invece vedremo un momento di spettacolo che precede ancora una volta il palio vero e proprio. Come vedete si stanno spostando gli sbandieratori, perché appunto è il loro momento. Ci sarà un po' di spettacolo dedicato a loro. Si spostano anche i tamburini che danno il ritmo, e tra poco appunto, sempre qui durante il corteo storico di Mortara, avremo modo di assistere allo spettacolo degli sbandieratori.